Il convegno che si è sviluppato oggi a Mesagni ha consentito di mettere a confronto studiosi e esperti di cammini d'Europa e anche allargati ad altri ambiti internazionali sul ruolo dei pellegrinaggi o comunque di cammini di natura religiosa e che comunque abbiano un riflesso sul territorio, abbiano una possibilità di sviluppo territoriale. Quindi i percorsi diventano un motivo di interesse per tutti coloro che operano sul territorio e quindi consentono di creare imprese, di creare occupazione, di promuovere sviluppo, un incremento del reddito, soprattutto di aree che non sono attraversate, non sono, insomma, non si allargano a flussi turistici internazionali, flussi turistici di massa. Legata soprattutto al turismo rurale, in cui si intercettano anche dei percorsi che attraversano i piccoli centri urbani, ma mettono in rete tutte le opportunità anche di fare turismo, turismo verde, turismo trekking, turismo religioso, turismo culturale, turismo creativo, che sono le opportunità individuate dall'Unione Europea di sviluppo territoriale, partendo anche dai piani di sviluppo rurale, poi finanziano i programmi leader e sicuramente danno opportunità ai GAL, alle strutture che si occupano di turismo rurale, di individuare nuove occasioni di sviluppo del territorio. Mi chiamo Antonio Barone, sono direttore della Rotta dei Fenici, itinerario culturale del Consiglio d'Europa dal 2003 e dal gennaio del 2016 core working group dell'Organizzazione Mondiale del Turismo. Mi trovo a Mesagne per parlare di turismo religioso e dei suoi impatti, soprattutto sulle aree marginali. La Rotta dei Fenici normalmente si è occupata di itinerari legati al patrimonio culturale del Mediterraneo, dell'antico Mediterraneo. Oggi si trova coinvolta anche sui temi del turismo religioso. Di sicuro attraverso questo incontro stiamo sviluppando delle riflessioni molto importanti, soprattutto per il territorio salentino. Stiamo lavorando con una rete nuova, Rete Magna Grecia, che diventa la quindicesima rete internazionale della Rotta dei Fenici, proprio per creare le opportunità di iniziative legate al turismo culturale innovativo che la Rotta dei Fenici porta avanti già da anni. E contiamo sull'apporto di tutti quelli che vorranno sviluppare intorno a questi temi territoriali un prodotto che sia efficiente attraverso i tour operator, attraverso lo sviluppo di un turismo di comunità che consenta alle località di crescere e di svilupparsi, ma anche attraverso il coinvolgimento massimo di tutti quelli che sono gli stakeholders del territorio, a cominciare dalle scuole, le amministrazioni pubbliche, le associazioni, i GAL, le camere di commercio e chiunque altro voglia collaborare.